Italo, ci hai portato a fare un giro al Team Crociati. Al caldo. Dopo andremo sul tuo campo di Rivarolo di Torrile. Certo. Però dai, spiegaci perché siamo venuti qua, che non ho capito bene. Allora, siamo venuti qui per farvi conoscere la struttura e le persone che lavorano al Team Crociati Parma, che è una società di calcio storica in Parma, che ha un ottimo settore giovanile, guidato, per quanto riguarda la condizione tecnica, da Antonio Schettino, amico di vecchia data, fin da quando abbiamo collaborato anni fa con il discorso del progetto iniziale con l'Arsenal, e da qui è nata l'idea per il nuovo Torino United di cercare di creare qualcosa a livello giovanile sul territorio. Ovviamente noi, non avendo la possibilità, la storia, le conoscenze, la competenza tecnica per poter creare un settore giovanile ancora, ci siamo insomma avvicinati a loro per cercare di avere un aiuto per poter effettivamente lanciare un progetto nuovo nel territorio di Rivarolo, di San Polo e di Torrile. Quindi insomma abbiamo avuto questa grande opportunità con loro, con Schettini e con il suo staff, tutti i Team Crociati, di poter imbastire questo progetto che comincerà insomma all'inizio di questa stagione, con una collaborazione che vedrà comunque l'avvicendamento delle squadre del Team Crociati sul nostro centro sportivo. E poi insomma pubblicizzeremo, cercheremo di costruire le prime squadre, ovviamente utilizzando soprattutto il settore tecnico del Team Crociati. Quindi le squadre che parteciperanno lì saranno squadre comunque del Team Crociati, sperando in futuro di poter avere dei ragazzi e delle squadre insomma del luogo, ecco. Quindi si comincia in questo modo, utilizzando insomma le conoscenze del settore tecnico del Team Crociati. Ok, allora adesso chiediamo a Schettino com'è iniziata questa collaborazione. Come alla solita mania. No, correttamente, nasce da questa vecchia amicizia con il direttore generale attualmente del Torrile. Abbiamo collaborato insieme in passato presso altre società, quindi abbiamo sposato la loro idea, non solo per dare loro una mano, ma soprattutto perché crediamo nei vivai, e credo che il Torrile abbia capito, cosa che dovrebbero fare in tanti, come bisognerebbe affidarsi in futuro al settore giovanile, visto com'è oggi l'andazzo, specialmente nel calcio dilettantistico. Quindi un inizio di collaborazione, andiamo a vedere cosa succederà, nel senso che ovviamente cercheremo di essere sempre presenti con i nostri ragazzi, i nostri bambini e bambine, per capire un attimino se anche per noi come settore giovanile potrebbe essere lo sfogo naturale una società seria e qualificata come il Torrile. Andiamo a cominciare questa collaborazione, poi insomma nel tempo vediamo come si riuscirà a consolidarla. Ecco. Sì, noi prendiamo già appuntamento per quando faremo la puntata sui Crociati. Adesso ci siamo conosciuti, abbiamo ritrovato anche qualche amico, che è Luigi, che è il presidente delle ragazze che fanno parte del Team Crociati, che mi dicevi che fanno la Serie C, giusto? Esatto, sì, la Serie C regionale. Quindi c'è un campionato importante? Beh, diciamo che quest'anno abbiamo avuto probabilmente la fortuna di essere avvicinati da una squadra che l'anno scorso era in un piccolo centro vicino Parma, ci ha chiesto se c'era la possibilità di fare la squadra, se eravamo intenzionati ad iniziare questa nuova avventura, cosa che noi abbiamo scelto, ci abbiamo accolto con molta in maniera molto positiva, e quindi mi sono staccato dalla dirigenza del Team Crociati di Parma, dove ero dirigente, e mi hanno appioppato la presidenza del settore femminile, cosa che chiaramente mi inorgoglisce, e speriamo bene che tutto vada bene come del resto. A Parma mi dicevi che ci sono solo due squadre, sì, no? Sì, a Parma ci siamo noi e poi ci sono i Crociati Noceto, anche lì la parte femminile della loro organizzazione. Logicamente ci hai promesso che una puntata la potremo fare sulle tue ragazze, spero che gli con faccia molto piacere. Piacere, certo. Ok, niente. Adesso parliamo un attimo con l'aiuto Schettino. Aiuto Schettino, che cioè, dal nome dovrebbe essere qualcosa di tremendo. Corresponsabile tecnico del Team Crociati, del settore giovanile. Tanto mi occupo dell'organizzazione e anche di una squadra all'interno della società. Quindi fai anche l'allenatore? Sì. Okay. Quante squadre avete il Team Crociati? Il settore giovanile sono 10 squadre.
più la terza categoria, più quindi, la Serie C femminile con il settore giovanile delle ragazze. Quindi arriviamo 13 squadre a 250 diciamo atleti. Complessivamente speriamo di arrivare al più presto sui 200 ragazzi e ragazze. Quindi è un bel settore giovanile, complimenti davvero. Niente, poi vi verrò a trovare, Schettino. Molto volentieri. Ci vediamo presto. Ti aspettiamo. Ok, grazie. Ciao, ciao. Allora, DS, in pratica una nuova avventura, anche se sembra la stessa, ma alla fine non l'è. Mi avete spiegato qualcosa e sarebbe giusto spiegarlo anche ai nostri spettatori, quello che sta succedendo in quel di Torrile, in questo magnifico stadio, ormai si può chiamarlo anche così, che è Rivarolo di Torrile, un impianto credo che merita tanto per quello che è il nostro calcio. Infatti uno dei problemi è la terza categoria, solo per il fatto di avere un impianto del genere che non merita certo la categoria, però dopo tanti anni nel calcio capita che se si vuole ripartire nella maniera giusta, come in tutte le cose, delle volte bisogna toccare il fondo, delle volte toccando il fondo poi la brutta sensazione ti fa riflettere e ti permette anche poi dopo di riniziare una nuova avventura, anche se dura, però sì, rinnovamento. Torrile e Rivarolo meritavano che la squadra comunque continuasse con tutti i problemi a esistere, ma soprattutto che continuasse a esistere con un progetto e cercare di riportare la squadra perlomeno nel più breve tempo possibile almeno in seconda categoria, poi dopo facciamo un passo per volta. Un passo alla volta, cioè l'avventura non mi spaventa, anche perché l'anno scorso sì è stata dura perché ero da solo, quest'anno con l'entrata in società di Italo Giovane la cosa insomma, si è fatta un po' più intanto leggera per me. E poi un aiuto prezioso da parte di Italo, perché in tante cose lui è veramente bravo, lui si vede anche un nuovo tipo di organizzazione che piano piano la stiamo oliando e siamo come un diesel, insomma un po' di tempo ci vuole, perché poi sembra ieri che sia finito il campionato, stiamo già qua, domani c'è già una prima amichevole, quindi di tempo da quando ci siamo parlati adesso ne è passato pochissimo, quindi era anche impensabile aver fatto cose eccezionali nel giro di un mese, però è già stato tanto aver confermato così tutta la squadra, ma soprattutto che siano rimasti i ragazzi di loro spontanea volontà, poi insomma qualcheduno voleva, giustamente l'anno scorso ha giocato bene, voleva continuare l'avventura in seconda categoria, a questo punto non è che uno glielo potesse precludere, hanno fatto la loro scelta, però sono contento degli altri molto bravi che sono rimasti nonostante le richieste anche di categoria superiore, perché poi alla fine è vero siamo retrocessi, però alla fine i telefoni dei miei giocatori squillavano in continuazione per proposte per la nuova stagione, soprattutto in categoria superiore, e questo mi ha dato soddisfazione che i ragazzi comunque siano rimasti, quindi c'è la voglia da parte loro di condividere un progetto che Italo così in poco tempo ha organizzato, che lo sai prevede la collaborazione con i team crociati, quindi una squadra di puro settore giovanile, quest'anno cercheremo di fare il possibile anche perché il tempo era poco. Comunque tante squadre verranno a fare l'allenamento qua, del settore giovanile, e poi vediamo il prossimo anno già in collaborazione con loro intanto di instaurare una juniores che secondo me è importante, perché poi ci permette di poter lavorare meglio anche come rosa di prima squadra, perché sai, fare una terza categoria poi per essere sicuro devi avere un certo numero di giocatori in rosa. Sai, finché sei in promozione uno può anche andare in tribuna, quando sei in terza se ti cade di andare in tribuna non è che la cosa sia molto piacevole, però insomma quest'anno le cose vanno ancora così, poi speriamo, detto, il prossimo anno
di riuscire ad avere anche noi una juniores. Diciamo che le due squadre che mi hanno diviso tutta la mia attività calcistica, Sant'Ilario e Meletole, hanno sempre avuto delle juniores fortissime, molto forti. Sulla juniores ci ho sempre creduto. E vediamo anche se a livello provinciale il prossimo anno, insomma, di fare una cosina che, insomma, dia un po' di allegria, che dia qualche risultato, di far crescere qualche ragazzo facendolo giocare, non lasciarlo sempre in panchina o in tribuna. Quindi questo è un po' la nuova filosofia del Torrine. Quindi un'organizzazione cerchiamo di renderla il più perfetta possibile. L'anno scorso purtroppo, non per colpa di nessuno, però eravamo in talmente pochi che poi, insomma, abbiamo fatto fatica anche a gestire la situazione, anche se la seconda categoria comunque, perché vedo quest'anno, anche se la federazione ha deciso di automatizzare tutto, però il lavoro vedo che è doppio, perché poi è vero il computer, poi il cartaceo rimane, e quindi il lavoro è aumentato, anziché essere diminuito il lavoro è aumentato. Poi, anche i costi, mi dicono che ci sono cartellini anche per la forza pubblica adesso. I costi sono aumentati, perché poi il cartellino costa, e poi non è che poi per il fatto che non devi più andare in federazione a ritirare i moduli di trasferimento non ti costano niente, perché poi quando mandi poi sui tesseramenti ti accreditano un euro, quindi anche se il modulo ti esce dalla stampata del computer, poi alla fine lo vai a pagare. Quindi sì, i costi, aspetta, a parte il lavoro doppio e un attimo un po' di... ma da parte di tanti, non solo del Torrile, ma di tante altre società, abituarsi a questi nuovi sistemi, però insomma tutte le società ormai hanno esperti informatici, quindi noi avevamo già il segretario degli anni passati, per quell'altro lì, sì, era bravo, poi insomma entreranno nuovi personaggi dentro, quindi la società anche dal punto di vista numerico, oltre alla squadra, viene rinforzata. Insomma, qualche panchinaro per la domenica, quando uno è stanco, è stressato, o per una volta si vuole godere la partita dalla tribuna e non dalla panchina, almeno il cambio c'è. Ma sai, l'anno scorso eravamo io e Giancarlo Frodi, presidente, quindi c'era poco da darsi il cambio. Quindi già la mancanza di uno era problematica. No, diciamo, in sintesi, un po' il programma è questo, poi dopo ci sono altre cose, per avere poi un dettaglio in più su quello che vorremmo fare. Dopo lì c'è Italo, che è lui l'inventore, e quindi potrà spiegare. Lo intervistiamo subito, passiamo subito da Italo e ci facciamo raccontare cos'è questo nuovo Torrile. Si dice Torrile United? Sì, Torrile United. No, perché io sai che sono da Parmigiano, lo so che faccio molta fatica. C'è lo slogan Sherwood Ass che ha scandalizzato. Io devo ancora capire cosa vuol dire. Lo condividi con noi, perché il discorso della condivisione secondo me è la base di questo progetto, nel senso che effettivamente siamo scesi in campo delle persone che hanno passione, che comunque da genitore, che seguono i figli da tanti anni del calcio dilettantistico, hanno sempre seguito, magari facendo i dirigenti, hanno sempre condiviso la passione del calcio con tanti. Questa stagione io l'ho vista ovviamente dalla tribuna, come genitore tifoso di questa squadra di ragazzi veramente splendidi sotto il punto di vista solo calcistico, comunque sono dei bravi ragazzi, giocano bene, ma soprattutto a livello umano. Quindi da lì sopra abbiamo sofferto con loro, abbiamo sofferto anche con la dirigenza, che poi con gli Asoni ci conosciamo da un po' di anni, perché insomma Giasone è un personaggio importante per quello che ci ha spinto anche a volerci lanciare in questa avventura, perché affiancati da professionisti, perché Giasone è un professionista, quindi ci dà sicurezza e consapevolezza di poter avere intorno delle persone che hanno una certa competenza. Quindi un progetto importante può nascere intorno a persone con una competenza importante. Ovviamente poi c'è la passione di qualche persona, come possa essere io, come altri genitori,
nuovo allenatore Schiavi, che anche lui è genitore di un giocatore, ma già dall'anno scorso dava una mano in panchina a livello medico, dal momento che lui comunque ha capacità in quel senso. Quindi alla fine della stagione, dopo questa travagliatissima stagione, ci siamo guardati in faccia e mi hanno detto: ma come, una struttura così bella, un gruppo di ragazzi così splendido, gli amici sostenitori così appassionati, cosa facciamo? Lasciamo scemare così, di sciogliere nel nulla? Allora ci siamo messi insieme, abbiamo parlato con Giancarlo Froldi, il presidente, e con Iasoni, il DS, insomma, dicendo: guarda, se avete bisogno noi cerchiamo, non abbiamo grossi mezzi finanziari per poter fare la super squadra, forse neanche ci interessa, perché comunque un po' tutti il calcio lo vediamo anche in una maniera un po' diversa, però se c'è bisogno di persone che si diano da fare con quelli che ci sono, con i ragazzi che ci hanno dato fiducia nel rimanendo, perché comunque insomma capisco che per un ragazzo che magari ambisce, essendo anche una squadra molto giovane, andare in categorie superiori, sicuramente insomma non sarà stato facile per qualche giocatore che aveva anche richiesta, però proprio il legame che c'era tra di loro a livello di amicizia e anche un po' l'entusiasmo che siamo riusciti a infondergli con questo progetto United, non a caso la parola United è stata aggiunta per diversi motivi, perché vuol dire uniti, quindi può voler dire il fatto proprio che uniti possiamo fare qualcosa di diverso. Poi ovvio che per cercare di entusiasmare i ragazzi, cosa fai? Cioè Real mette il nome Real perché echeggia Real Madrid, chi mette l'Atletico? Abbiamo messo United, che comunque è un ragazzo giovane, insomma la parola United insomma gli porta alla mente qualche squadra importante, quindi a livello di entusiasmo io ho potuto constatarlo con dei ragazzi all'inizio, quando serpeggiava tra di loro dicendo: ma cosa ne pensate se lo chiamiamo United? Si aprivano gli occhi così, davvero, dicevano, ma con che maglia giochiamo? Quindi effettivamente un po' per dare entusiasmo, ma soprattutto per dare una sferzata proprio forte, sì, a livello di immagine alla società, che purtroppo in questi ultimi anni, ovviamente non per colpa di chi l'ha gestita, di chi c'era, ma sia la crisi e tanta, insomma un certo tipo di gestione ha avuto dei grossi problemi anche a livello di immagine spesso. Quindi abbiamo detto: facciamo una roba talmente strana, talmente diversa, si ne parleranno tutti dicendo magari esagerati, slogan in inglese, però deve proprio far capire che c'è un cambiamento di rotta proprio completo, ovviamente per gradi, però che c'è un'idea diversa. Quindi abbiamo inventato questo progetto Torrile United, quest'anno ovviamente per forza di cose la società si chiama ancora Torrile San Polo, che a livello societario non è stata fatta ancora la modifica del nome, perché si potrà fare il prossimo anno, però per tutti ormai è Torrile United è il nome del progetto. A questo abbiamo aggiunto il discorso del settore giovanile, in quanto un settore giovanile, un centro sportivo così bello, insomma, potrebbe essere interessante. Quindi la mia amicizia con Antonio Schettino, che comunque è come Iasoni, un professionista considerato nel settore, sicuramente grazie alle loro competenze nel settore giovanile, competenze calcistiche a livello di presenza, di personalità, ci avrebbe dato sicuramente una mano a gestire questo progetto. Quindi aggiungeremo la presenza del settore giovanile del team Crociati qui a Rivolo di Torrile, tutti i sabati e tutte le domeniche, e in più stiamo cominciando sul territorio a cercare di reclutare dei ragazzi che vogliono formare le prime squadre del settore giovanile. Quindi avremo questa collaborazione che porterà il team Crociati a gestire il settore giovanile fino agli allievi. Poi invece la Juniors, come diceva Iasoni, che nascerà, se tutto va bene, il prossimo anno, sarà il Torrile United, così come la prima squadra. Si prospetta anche un'unione con la terza categoria del team Crociati, che però non è ancora insomma preso forma, perché giustamente con questo gruppo che c'era qui e il gruppo che c'era lì era veramente un peccato andare a disgregare queste due squadre per poter formulare poi una squadra unica. Il progetto rimane con la nostra prima squadra, con il team Crociati che gestisce il settore giovanile. Quindi ci saranno iniziative che partiranno dal prossimo settembre, che porteranno sul campo di Rivarolo squadre a rotazione che giocheranno, un evento che si sta prospettando, la festa del Lambrusco, dove avremo uno stand, presenteremo il progetto e ci sarà la dimostrazione di un mini torneo curato dal team Crociati con dei ragazzi di Torrile per poterli far giocare e far vedere le capacità e la professionalità dello staff del team Crociati. Quindi si procede per questo progetto che poi ci sarà, nasconderà anche qualche sorpresa con altri tipi di sport. Quindi il discorso United è proprio cercare di unire, condividere e attingere esperienze tra personaggi, professionisti, appassionati, ma anche altri sport che condivideranno il centro sportivo di Torrile e magari ci insegneranno anche qualcosa, insomma, quindi... Ok, Italo, ascolta, volevo farti una domanda, perché credo che sia importante per tutti sapere come una squadra si finanzia, no? Io, è una domanda che diventerà di routine in questa trasmissione. Cioè, come vi finanziate? Iasoni lo sa molto bene, perché ci ha tenuto lui. Ma lì, oggi come oggi, molto oggi come oggi, beh, diventa difficile, perché vedo che diventa difficile
ma delle squadre di promozione o di eccellenza. È chiaro che ci sono delle società di tradizione che basano una parte delle loro entrate su degli eventi, quindi non so, senza far nomi, ma... No, lo so, ma quello sono... che in generale lo so, io chiedo proprio il Torrile, come si finanzia? Il Torrile... Perché non avendo settore, sappiamo come funziona, no? Molti che hanno settore giovanile prendono la quota del settore giovanile, la trasferiscono, le spese di sana pianta le mettono sulla prima squadra, pagano giocatori, pagano tutto e i soldi li forniscono i bambini. Una cosa su cui sai benissimo, non so se ci segui, ma noi lottiamo perché non è giusto. Io pretendo che quei soldi rimangano nel settore giovanile, guarda, non lo fa nessuno. Guarda, guarda, su questo ti posso dire una cosa, tutti gli anni che ho fatto Sant'Ilario, forse perché era un paese, forse perché allora, insomma, poi a tanti non facevi pagare le rette così. Però io mi ricordo a Sant'Ilario che se avessimo dovuto vivere sul discorso degli incassi del settore giovanile, facevamo fatica, perché poi dopo c'è una situazione che o sei talmente ambito, dove gli allenatori, pur di andare a allenare, ci vanno gratuitamente, ma da noi a Sant'Ilario non era così, quindi paga il rimborso spese agli allenatori, paga il materiale sportivo, paga questo, paga luce, acqua, gas, paga questo, alla fine ti dico sinceramente, era più il settore giovanile, e nonostante il settore giovanile avesse una festa a parte, che era la festa del pesce a Sant'Ilario, che era abbastanza famosa, e quindi avevano anche quelle entrate. Quindi mi stai dicendo che mi sto sbagliando di sana pianta? Ma, guarda, poi dopo le altre realtà, ti dico sinceramente, non lo so, io ti dico quello che ho vissuto quegli anni lì a Sant'Ilario, e non era così. Il più delle volte poi dal settore prima squadra, poi dopo dovevano arrivare i finanziamenti per farli finire il campionato al settore giovanile. C'era che quando davamo via dei giocatori al Parma, quello è normale. Preparazione, dopo quelli andavano a Sant'Ilario, anche se poi dopo gli ultimi anni quei professionisti, non è che... perché tutti parlano di me, ora io devo ancora prendere i soldi dal Brescello di Meola, quindi cioè, che tutti l'hanno lanciato, però chi l'ha cresciuto e ceduto alla squadra professionistica è il sottoscritto, e quindi dal signor Foglia devo ancora, ma anche con la Reggiana, quindi beh sì, insomma, quelli erano molti momenti per la Reggiana. Chiaro che oggi come oggi, se non hai una festa tipo Marzolara, tipo Viarolo, tipo altre situazioni dove comunque sponsor sono pochi, qualcosa di vivere col fatto degli sponsor, quindi e quindi di andare in giro a cercare degli sponsor, quindi c'è chi ha ancora la fortuna che riesce, che ha qualche sponsor ormai di fiducia da anni. Poi c'è una cosa molto importante, e che soprattutto riesca ancora ad avere l'azienda che funziona, che funzioni, è già tanto. La questione è questa, però vedo che io gli ultimi 28 anni mi sono sempre giocato il campionato junior, sia a Sant'Ilario che quando ero a Medettore col Monticelli. Quando il Monticelli arriva e non fa la squadra junior, diventa importante, anche perché poi io continuo a dire che poi la rovina è stata l'obbligatorietà del giovane nelle prime squadre. Poi finché era uno, ok, poi si è passato a tre con delle categorie molto 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 giovani, e oggi come oggi, se tu vuoi fare una buona juniores, fai anche fatica a fare una buona juniores. E perché io, cioè, l'anno del 93 a Medettore, avevo la fortuna di avere una squadra di 92 fortissima. E a parte qualche duno che eravamo passati in prima squadra, e i ragazzi gli avevo fatto fare il biennio. Quindi l'anno del 93 non avevo avuto bisogno di grandi giocatori, di tanti giocatori, pochi, ma se dovevo fare una squadra quell'anno lì, quei 93, era difficile, perché tu quando andavi a chiedere a un giocatore facciamo la junior, lo sai, a Medettore vinciamo sempre qui e là, quindi una junior è importante. Io voglio giocare in promozione. Junior, no, ma noi, ah. Ma ha chiesto
mi ha chiesto i 20 giorni, mi fa partire subito in promozione, io piuttosto vieni a fare la junior d'eccellenza, no, vado in prima squadra, abbiamo promesso la prima squadra. Però dopo è arrivato il momento che alcune società, come il Monticelli, dopo aver speso soldi dai vari settori giovanili, poi si è ritrovato con dei giocatori che dopo 2-3 anni non c'ha più voglia di stare in eccellenza, alla prima panchina che fanno, quindi sono stati investimenti, anche l'ultimo anno mi ha detto, sono stati investimenti che poi dopo non sei riuscito a coprire, perché poi quest'anno neanche male che in promozione hanno salvato credo i 92, ma altrimenti il 92 era... È un vero e proprio saccheggio, se tu pensi paesi, i nostri paesi che hanno settore giovanile, come possono essere quelli della montagna, quelli della bassa, Fornò, paesi importanti, Fontanellato, mettiamo tutti quei paesi, pensa che se fossero in promozione in prima ancora che ne ha lasciato uno, ma se fossero in promozione hanno bisogno di tre fuori quota, 3 vuol dire averne 7-8, perché devi avere la riserva della riserva, e 7-8 è una squadra di juniores, in pratica i più buoni vanno a fare le riserve in queste categorie, non giocando quasi mai, avendo secondo me dei problemi psicologici anche non piccoli, perché mettere dei ragazzini di 17 anni con dei vecchi marpioni di 30 anche solo negli spogliatoi a cambiarsi, gestione... io credo che sia un problema. No, ma infatti guarda, ultimamente in certe squadre di eccellenza qua nella nostra zona, squadre molto importanti, c'è stata, sì, hai ragione, c'è stata questa difficoltà proprio di gestione fra questi ragazzini che arrivano anche in una maniera un po' così, no? Perché arrivano lì, hanno rifiutato juniors per le prime squadre e si trovano di fronte giocatori che a 30 anni hanno ancora da dare, hanno ancora voglia, gente che ha fatto... persone che hanno fatto i professionisti e quindi male accettano gli atteggiamenti di questi ragazzi giovani, e loro poi dopo hanno dei problemi, perché poi alla fine vedi che tu vai a guardare le varie statistiche, giocatori che 2-3 anni fa hanno esordito in eccellenza facendo quasi un campionato, adesso li vai a trovare in terza categoria o qualcuno anche ha smesso, poi tutti gli svincolati, basterebbe qualcuno guardasse gli svincolati dalle società professionistiche alla fine dell'anno, ce n'è una fila, scusa, dalla promozione dell'eccellenza, hanno sempre 92 quest'anno, 91 l'anno scorso, cioè 500 giocatori in Emilia Romagna che vengono svincolati, lasciati andare perché non hanno né mercato, non hanno più niente, pagati fior di soldi all'inizio, sì. E in pratica quello che dovrebbe essere la funzione sociale del calcio e dello sport in generale è stata massacrata da questa regola. Noi stiamo facendo una battaglia nel nostro piccolo per quello che è sia il sito Calcio Ducale sia per quanto riguarda questo programma, ma obiettivamente io ho scritto poco tempo fa che molte regioni stanno tornando indietro, siccome è nazionale il regolamento, però prevede che siano poi i comitati regionali a decidere, molte regioni ne hanno uno o neanche uno, in pratica stanno tornando indietro perché poi, scusa se ti dico anche questo, a me devono spiegare quale di questi ragazzi ha poi è riuscito ad andare a fare il professionista, perché se è uno, ok, uno riusciva lo stesso, No, ma quindi non imparano niente. No, guarda, questo non ha portato niente, perché ai tempi di Sant'Ilario non c'era, sì, c'è stato un anno, e mi ricordo erano gli anni in cui la juniores erano i 75-76, dove avevano messo sulla regola di un giovane in campo, poi tolta perché... Io non so se te lo ricordi, tanto di età siamo super giù. Io sono molto più giovane, scusa. Niente, allora.
comunque cioè, facevi il suo direttore sportivo, l'ho vissuta l'esperienza dove mettevi su il portiere del 75, dopo 30 secondi lo tiravi giù, quindi questo non ha portato niente. Però quando ero Sant'Ilario finivano, io tutti gli anni finiva la stagione, io tutti i ragazzi della junior che dovevo piazzare in prestito andavano via nel giro di un mese. Adesso anche se c'è l'obbligo non ti vanno via, ed è il problema per cui Monticelli ha smesso di fare la juniores. Quindi c'è il discorso che faceva Minetti, ma le società spendono meno, non è vero. Beh, se lo fanno è perché c'è qualcuno che ci guadagna. Che poi alla fine questo è stato una maniera per far guadagnare le società di puro settore giovanile, strozzare chi non aveva la possibilità di avere un settore giovanile dietro, perché dopo parliamo di 94 che giocavano in eccellenza nel Pro Piacenza, che erano messi qui la società 93-94 affittata la casa a Parma, e poi prendevano un rimborso spese che prendevano di più del mio capitano a Meletole, ed erano 93-94, quindi qui non era neanche il fatto del discorso economico che quei giovani risparmiavi, perché potevi risparmiare, guarda, forse il primo anno, poi già dal secondo pretendevano, quindi è stato un errore secondo me gravissimo, e se qualche regione lo ha capito ben venga, perché questo è stato un disastro. Un disastro che tocchiamo tutti i giorni con mano, andando sui campi, vedendo. Io poi che la mia vita era iniziava la domenica mattina cominciando a vedere i giovanissimi, gli allievi, per poi cercare di fare le juniores a Meletole, a Sant'Ilario, poi l'ultimo anno poi avevo smesso, perché ho detto, dopo l'anno degli allievi regionali 93, quando ti sentivi dare delle risposte, ma juniores, perché juniores, prima squadra. Invece sono sempre stato abituato a fare un'annata e quell'annata fargli fare il biennio di juniores. Poi finito il biennio juniores ti sei fatto le tue esperienze e lì puoi vedere se il ragazzo puoi da tenere in prima squadra o da dare in prestito a un'altra squadra. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere, perché mi sta molto a cuore, com'è che adesso, siccome io sono figlio dei campionati come i tuoi antichi, come giocatore è una parola grossa, comunque frequentavo anch'io i campi e io mi ricordo che quando c'era qualche ragazzino buono veniva preso, veniva curato, veniva fatto crescere, quando aveva 20 anni dicevi ma secondo me fra 2-3 anni questo è forte, ma adesso invece funziona che 18-19 anni uno è buono o gramo, la crescita non esiste più. No, la crescita non esiste più perché esiste solo il rispetto federale dell'annata. Quando non c'era il problema dei giovani, tu se in una società avevi un giocatore bravo e lo vedevi che era bravo, lo facevi giocare, lo crescevi, sì. In allenamento lo curavi, i giocatori adulti gli insegnavano, avevano il tempo di insegnargli, non ne hanno 8 che dicono, con 8 è diverso che con 1. Una volta, cioè, leggendo, quando ancora, cioè, per mia sfortuna adesso non c'è più, ma arrivavano i comunicati, il cartaceo per posta, quindi andiamo indietro. Bene, anche tanto, dai. Allora, mi ricordo che un anno sul comunicato c'era, te lo dico in parole così, quindi autorizzazione al giocatore che non aveva ancora l'età per giocare in eccellenza, l'autorizzazione a giocare era Chierici del Viadana, che poi Chierici, lo sai, era stato venuto al Capri, poi per anni è stata la punta più forte, che il buon Weiner Guareschi l'ha preso, ricomprato 2-3 volte, quindi era il pupillo di Weiner Guareschi, l'ha fatto giocare che non aveva ancora l'età per giocare in eccellenza. E questo cosa significa? Che quindi, quelli buoni li si vedono? Non... Il buono giocava, poi dopo ci sono stati altri casi, e mi è capitato a Sant'Ilario, che ho avuto fino a qualche anno fa, prima che avesse poi il figlio, c'era Manfredini, la punta, che ha girovagato un po' promozione, eccellenza, io ce l'avevo come nella juniores a Sant'Ilario, lui è scoppiato tardi,
però gli ha fatto bene fare i due anni nel campionato junior, un anno sempre nella junior da fuori quota, e poi il primo anno che l'ho prestato a Campesina ha fatto 14 gol. Però aveva già due anni di juniores importanti alle spalle, un altro fatto da capitano come fuori quota, e poi spesso andava via con la prima squadra, però aveva fatto quel suo percorso, e poi gli ha permesso di fare una buona carriera. È chiaro che quando Meola faceva il giovanissimo l'hanno visto che il giocatore era bravo, perché poi se il Barcello l'ha preso, cioè un motivo c'era. Naturalmente sono stato d'accordo che se lui fosse rimasto a Santillari naturalmente avrebbe fatto una carriera migliore di quella che ha fatto Brescello, perché fare un paio d'anni da allievi, un anno di Barretti, poi alla fine non gli ha portato assolutamente niente. Invece penso che giocando nel suo paese forse qualcosina avrebbe fatto di più, però detto, del giovane non hai cura, perché poi il prossimo anno dici: ma questo qua è il 95, il prossimo anno non va più bene perché dobbiamo far giocare il 96, dobbiamo far giocare il 97, e lo lasci andare, anche se bravo, perché poi dici: ma al suo posto devo prendere, ci devo mettere il giovane, perché anche se un terzino bravo, ma sai, non lo posso tenere perché ci devo mettere da quella parte lì, ci devo mettere. Ti volevo dire, vedi, anche qui, no? Tanto per fare il paragone con anni che non ho vissuto neanch'io, perché quando giocavo io c'erano già le sostituzioni, ma negli anni prima, quando qualcuno si faceva male, si metteva dalla sinistra, lo sai, no? Adesso se tu guardi le formazioni, vedi i 92, 93, 95, 94 schierati sui due esterni alti, è sempre lì, l'altro ti barcameni, ci metti vicino, vedi una ragazzino del 93 con di fianco uno di 35 anni che gli fa la guardia, che lo usa con il telecomando, e questo è calcio? Mi chiedo, è calcio? Non, ormai è mezz'ora calcio, che stiamo parlando di questo. Ma non è calcio, perché arrivi un momento che la formazione non la fa più l'allenatore, lo fa l'esigenza. L'esigenza. Sì. L'esigenza di... Io ho visto anche con Massimo Abbati gli ultimi anni mi ha detto, da volte io capivo la difficoltà degli allenatori, che poi possono anche andare in confusione nei cambi, perché prova a pensarci. Sì, ma a parte la confusione dei cambi, poi dopo anche lì, anche se c'hai dei giovani bravi in casa, però devi andare a prendere quel giocatore là perché lo voglio far giocare sulla fascia, là dove fa meno danni. Dopo, se c'hai un centrocampista anche centrale giovane bravo, sì. Giocare centrocampista centrale, ci sono dei problemi, e quindi poi dopo alla fine la formazione, io anche quest'anno delle volte leggendo le formazioni delle squadre di eccellenza, soprattutto quelle di eccellenza, non ho mai visto gli stessi giovani. Poi alla fine c'erano delle partite dove rischiavi il portiere giovane per far giocare i più anziani. Cioè io mi ricordo la scena più bella è stata in Serie D, quando abbiamo giocato la partita d'andata, che abbiamo giocato contro il famoso Cervia del Reality, con la Mentolese, con Graziani in panchina contro di noi. Non ha fatto giocare il portiere titolare, quello bravo, ha fatto giocare il giovane al 7 minuti di recupero su una punizione lunga di Rocca, è uscito male, Casanova ha fatto il gol del pareggio e lì Graziani è scoppiato, ma la colpa non era del portiere. Ah sì. Cioè, la colpa era sua, perché per far giocare un vecchio in più negli altri 10, perché dico sì, c'è il portiere con gli altri 10, fa giocare il portiere con meno esperienza, ma questo la paghi prima o poi. Sì, negli ultimi campionati hanno smesso, questo del portiere giovane, a qualcuno c'è ancora l'anno scorso, ma però stanno tutti tornando indietro. È stata pagata da molte squadre, perché io sinceramente l'ultimo anno, quando poi il Pallavicino ha perso gli spareggi, quando fino a marzo siamo stati in tre là davanti, Menetolese, Dorando Petri
e Pallavicino, io dico che poi alla fine quel qualcosa in più che ha permesso alla Dorando di andare su anche nello spareggio, comunque è stata la differenza del portiere. Loro avevano un 83 a Cialini, ex professionista, e loro avevano un ragazzino giovane che veniva del Parma, e in certe situazioni difficili comunque il portiere giovane ha pagato, eh. Ha pagato di inesperienza, ha pagato di errori, e questo purtroppo... Sì, sono d'accordo con te, non è più calcio, perché un allenatore deve essere in grado di far giocare chi vuole. Poi dopo se c'è una società, come quando era Sant'Ilario, che avevamo il settore giovanile dietro, poi nessuno ti vieta di far giocare il giovane se vedi che era bravo. Io ho avuto per tanti anni Carroni. Ti vieta, hai interesse farlo giocare, avevi interesse. Poi un'altra cosa, magari che poi ti chiamerò in trasmissione, parleremo, è anche questa storia del cartellino fino a, del tesseramento fino a 25 anni, e poi in pratica rovina completamente il nostro calcio, perché questo è dal lato è una legge giusta, perché comunque tutela chi fa puro settore giovanile. È chiaro che delle volte penalizza delle squadre ma penalizza anche gli stessi giocatori, perché a 24 anni, 23 anni ci sono giocatori che sono obbligati o a fermarsi o a smettere, o perché non vanno d'accordo con la società. Una volta per dirti, o tutti liberi o tutti vincolati, perché se sei vincolato io faccio un investimento su di te, ed è anche secondo me un fattore psicologico molto importante per tutti i giocatori. Infatti noi ti dicevo, il discorso di Sant'Ilario era che quando arrivava, si avvicinava al 14° anno di età e vedevamo che il ragazzo era bravo, allora a quel punto si convincevano i genitori a firmare il vincolo, e da quel momento lì non pagavano più la retta, perché comunque non era più un giocatore, era un bene della società. Era un bene della società, riuscivi a vincolarlo. Dopo c'era il problema dei professionisti, perché i professionisti poi a quei tempi c'erano i premi di preparazione alti, c'erano i premi di preparazione che ti consentiva a una squadra, mi ricordo il Brescello, una squadra di Serie C, cioè se non volevano trattare con la società lo vincolavano, pagavano il diritto di preparazione, ma era un diritto di preparazione sì, molto basso, che era basso per una squadra. D'accordo, però dobbiamo anche tenere presente che le professioniste devono anche tenere i rapporti con i settori giovanili, hanno interesse a... Poi vabbè, ci sono anche i casi strani come quello che mi stavi raccontando, però obiettivamente come fa una società a investire su una persona che a 25 anni è libero, ti può mollare lì, se ne può andare? Infatti... Cioè, il sistema è baccato così, perché scusa, o tutto o niente, cioè, almeno... Guarda, sinceramente se non fosse stato per motivi di salute, per motivi di stanchezza, perché poi quasi 9 anni mi hai detto le 60 km al giorno, tutti i giorni, diventava dura. Poi insomma anch'io con l'età vado su, ma volevo una cosa più leggera. Ma se fossi rimasto a me detto, per me, tanto per io, anche quest'anno diventava difficile cercare di fare una squadra. O la fai, basta che sia, vada in campo, che prendano 6 o 7 gol, ma se vuoi mettere assieme un gruppo di ragazzi su cui lavorarci e che ti dia un po' di frutti, facevi fatica, perché oggi come oggi andare da un presidente a dire spendo 4.000 euro dalla tua società per prendere un 94-95, si comincia a far fatica. Perché 4.000 ci vanno la tua squadra. Si fa fatica perché poi, come dici te, poi il discorso dei giovani ti portano. Perché poi in una squadra l'anno dopo comincia a dire tu rimani nella junior, ma lui va
e in prima squadra, lui deve sempre far capire, ma lui va in prima squadra perché c'è bisogno in quel ruolo, il mister, cioè, poi dopo alla fine i ragazzi si perdono perché poi vedono l'amico che gioca in prima squadra, lui continua a giocare nella junior, si stanca e poi dopo c'è il problema che poi dopo ci sono gli scontri. Delle volte dico giustamente fra i genitori e le società, perché poi dopo poi certe società per prestare un ragazzo in prima o in promozione chiedevano, cioè, sinceramente delle cifre che erano esorbitanti, con dei riscatti esorbitanti che poi non ne vale la pena, come dici tu, a 25 anni si svincolano. E quindi dopo sei portato anche, cioè, un giocatore. Simpatica, costano il doppio, ragazzi. A me mi è capitato tante volte, anche con Rocca, che è stato uno dei migliori centrocampisti di Parma, cederlo un anno prima che compisse, lui era un secondo semestre, quindi al 26 anno di età, cercando di racimolare qualcosa, perché sennò poi dopo lo perdevi, perché poi alla fine succede che poi quando il giocatore si svincola, sei bravo. Ha molte richieste. A quel momento non interessa più niente, lì va. Ma solo esclusivamente a guadagnare, sì, dopo, per guadagnare una parola grossa. Dopo non conta più Serie D, eccellenza, promozione, dopo gli conta la money. Il money. E questo è una cosa che pian piano si deve limitare, però sai che lì è difficile perché poi alla fine ci sono sempre delle società di presidenti che vogliono vincere, quindi danno, offrono. E qui poi dopo pian piano alla fine tutti si lamentano, ma dopo alla fine tutti cercano di adeguarsi, se non in questo periodo, ma dopo a novembre cercano di adeguarsi tutti, quindi anche qui è un ragionamento che poi fai fatica a farlo, perché poi dopo non andiamo sulla terza, perché è meglio così. Ok, questo è il problema. DS, è stata una chiacchierata molto istruttiva, ti ringrazio tantissimo perché ci hai riportato indietro un po' nel tempo, abbiamo parlato di quelle che sono le problematiche del nostro calcio e credo che questo interesserà molto i nostri telespettatori. Niente, adesso io continuo il mio giro in quel di Rivarolo, andrò a sentire il mister e guardiamo cosa. E i ragazzi che indiscutibilmente sono i protagonisti. Sì, assolutamente. Ok, ciao. Vi ringrazio. Allora, D'Angelo, l'anno scorso ti ho visto nella partita contro il Compiano, partita che... Hai scelto quella sbagliata. Sì, credo che per voi almeno, per il Compiano no. In pratica quest'anno ha cambiato tutto, so che il gruppo è rimasto identico, il mister delle ultime due domeniche è rimasto ancora lui, ho visto tanto impegno in questo allenamento, in questa giornata che ho passato con voi. Tu come ti trovi? Io mi trovo bene, anch'io ho voluto fortemente rimanere con questo gruppo, abbiamo cercato di rimanere gli stessi dell'anno scorso, a parte due o tre che sono voluti partire. Ci siamo trovati bene l'anno scorso, anche se ci sono state molte difficoltà che comunque sono venute a sapere, però noi siamo voluti rimanere tutti insieme per cercare di quantomeno di fare un bel campionato e provare a vincerlo. Ecco, so che sarà difficile, sono molte squadre attrezzate, soprattutto il nostro girone, però cercheremo di fare il massimo per poter dare una nuova immagine e la piazza che si merita questo paese. Sì, il paese è importante, l'impianto è importante, sì, anche perché adesso ci vuole la squadra, è importante. Ci vuole la squadra, forse c'è anche la squadra, abbiamo un mister che sarà capace di tirar fuori il meglio di noi, da ognuno di noi niente, noi dobbiamo solo correre e cercare di fare il meglio. Ecco. Correre non basta, bisogna anche certo. Stopparla, passarla, conta anche, che siete abbastanza bravi. Conta anche molto l'aspetto agonistico, noi siamo molto giovani quindi punteremo anche su questo. Ecco. Ok, ti ringrazio. Grazie e poi vi seguiremo. Ci vediamo. Senz'altro, ciao.